Giochiamo, perché il poker non è una lotteria, non è come far gol da metà campo e non serve toccare ferro. Non c'entra la fortuna nel poker. È questione di pazienza, di mosse ben studiate. Certo, quando si gioca un po' di fortuna aiuta, ma la fortuna non spiega perché al tavolo finale vedi sempre le solite facce. Giochiamo su fulltiltpoker.net. Potreste creare un robot super player che vada per i massimi al posto vostro. Cosa dovrebbe avere di Vodimello? Cosa di Paolino e cosa di Lacchinelli? Allora, probabilmente dovrebbe avere la mia pazienza, perché sono molto paziente al tavolo, più degli altri due miei compagni. E inoltre sarebbe un robot che capisce subito che carte hanno gli avversari. No, dovrebbe avere la mia intelligenza e capacità di analizzare le situazioni in tempi brevissimi. A parte che dubito fortemente che il robot dovrebbe avere l'intelligenza di Ricky, perché trattasi di comparazione tra tre intelligenze, quindi qua è tutta da giocarsi. Di mio, diciamo che potrebbe avere un po' di tocco brasiliano in alcune situazioni. Chi dei tre ha iniziato prima a giocare a Texas Hold'em e chi ha ottenuto i migliori risultati? Dunque, a Texas Hold'em credo Paolino, qualche mese prima di me probabilmente. Tra l'altro ci siamo trovati su un sito online e ci siamo conosciuti lì, ai noi. Ricky ha intensificato un pochettino di recente, però lo si considera un po' tutti un principiante, anche se sta iniziando ad avere qualche risultatino. Risultati dal vivo più importanti, allora Paolo ha fatto secondo un main event al side event durante le PT di Sanremo, il side event da 1000 euro credo, secondo su 110 persone. Ricky sta collezionando più o meno un po' di risultatini di recente, il migliore probabilmente è stato il terzo posto alla tappa 2002 Pro. Siamo orgogliosi anche delle due bandierine PT a Praga e alle Bahamas. E io, dal vivo, vabbè, ho fatto un decimo posto in un side event alle Bahamas, non so se è stato economicamente quello più significativo, credo di sì. Poi il piazzamento a Sanremo comunque è stato interessante, più qualche altra bandierina qua e là, sparse diciamo. Se doveste creare un sito tipo Car Runners, Paolino e Vodimello farebbero video tutorial, ma Lacchinelli cosa facciamo fare? Lacchinelli ha una missione anche per quelli che sono i ragazzi del suo blog. Non tanto insegnare a giocare bene, ma insegnare a non giocare male. Quindi posterei degli esempi eclatanti di mani dove veramente si vede del cattivo gioco e farei riflettere le persone sulla, diciamo, capacità di evitare gli errori, perché poi è il primo grosso, è il primo modo in cui si gioca bene, non sbagliando. Quindi io farei una cosa di questo genere, non tanto insegnare a giocare bene ma a non sbagliare. Salutiamo Marco che non c'è, che ci accompagnerà a Sanremo, più ovviamente gli altri membri del Frankie's Team, ovviamente anche il nostro presidente, al quale speriamo di regalare una gioia seria prima. Grande Frankie, vamos, vamos.